Un secolo di Deborah Kerr. L'attrice britannica Deborah Kerr, una delle dive hollywoodiane più acclamate, nasce a Helensburgh in Scozia il 30 settembre del 1921, 100 anni oggi. Tra il 1940 e il 1987 recita in 53 produzioni tra film, film per la TV e serie televisive. Detiene una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Viene premiata con il Golden Globe per la migliore attrice in un film commedia o musicale per Il Re e Dio di Walter Lang del 1956, insieme a lei Yul Brynner, e nel 1994 riceve il premio Oscar alla carriera, che le viene consegnato da un'altra grande attrice come Glenn Close. Deborah Kerr muore a Bootsdale, piccolo villaggio inglese, il 16 ottobre del 2007. Ma ricordiamola in qualcuna delle sue più celebri interpretazioni. Qui la vediamo nel ruolo di Licia in Quo Vadis, film del 1951 di Mervyn LeRoy, al fianco di Robert Taylor. Qui invece è con Burt Lancaster impegnata in uno dei baci più celebri della storia del cinema, quello di Da qui all'eternità, film del 1953 di Fred Zinnemann. Una scena, quella sulla spiaggia, molto lunga tra l'altro, che all'epoca fu giudicata anche piuttosto hot. Del 1956, appunto, il già citato musical Il Re e Dio di Walter Lang, che aveva già interpretato a Broadway, e vedete appunto che insieme a lei c'è un altro grande attore, Yul Brynner. Del 1957, invece, un altro successo grande, L'anima e la carne, di John Huston, dove la Deborah Kerr interpreta Suor Angela e insieme a lei abbiamo Robert Mitchum. Robert Mitchum che ritroviamo ancora con lei, oltre che insieme anche a Cary Grant e Jane Simmons, la ritroviamo nel film commedia L'erba del vicino è sempre più verde, un classico del 1960 di Stanley Donen. Poi interpreta la governante sessuofoba in un bellissimo film suspense del 1961 di Jack Clayton, dal racconto Il giro di vite di Henry James. Sempre nei panni di una governante piena di segreti, la ritroviamo nel Giardino di gesso del 64 di Ronald Neame. Questo invece è il suo ultimo film, Il giardino indiano del 1985 di Mary McMurray. Sappiamo di aver saltato tanti bei film di Deborah Kerr, con Deborah Kerr, ma come spesso accade, non si possono rammentare tutti. Ricordiamoci però sempre di questa affascinante e bravissima attrice che oggi, da qualche parte nell'universo, compie 100 anni, Deborah Kerr.